Ciao Cristian. Ciao Roberto. Finalmente ci facciamo sta chiacchierata. Vorrei che tu raccontassi un pochino quello che sei, musicalmente parlando, e poi se vuoi sbilanciarti anche senza scendere o senza andare sul piano personale familiare, che non è quello che interessa, certo. Nel senso che non è gossip, okay. O spettegolezzo, però è sicuramente un qualcosa che deve essere utile un po' per una bella chiacchierata, una bella mezz'oretta insieme e magari, chissà, dare qualche idea in più o qualche modo di vedere questo mestiere, perché tu alla fine il tuo lavoro qual è? Suonare, comporre musica e portare in giro un progetto. Con tutte le difficoltà del caso. Con tutte le difficoltà del caso. Partiamo da un breve riassunto di quello che tu hai fatto dall'inizio. Ok. Allora, diciamo professionalmente come cantautore la cosa nasce nel 2016. Nasce prima, però prende forma nel 2016 col primo disco, che si chiama Radice a Sud, e prende forma lì e poi evolve, insomma, con l'arrivo di altri musicisti, insomma la condivisione è sempre la cosa fondamentale e la collaborazione. Però prende piede lì, anche se in realtà io ho sempre scritto musica, quindi da quando ho iniziato a suonare, e parlo penso anche per, cioè, nel senso che anche tu avrai iniziato da ragazzo, ok? Io avevo, come tutte le cose tutte malate, io avevo 10 anni, 11 anni quando ho iniziato a suonare, e già a 12 avevo il primo gruppo. Primo gruppo musicale e facevamo ovviamente i brani nostri, quindi già a 12 anni era già scritto che avrei fatto queste cose qui, inconsapevole di quanto fosse difficile. Il periodo Pix? Prima. Posso fare dei nomi? Posso fare sì, nome di, vabbè, Manfredda. Marco Manfredda. Marco, sì, batterista. Ma era batterista. Vero. E il cantante era Daniele Fortunato. Sì, okay. Sì. Quindi da subito, diciamo, è iniziata questa cosa dello scrivere musica, di fare qualcosa di proprio. Ora penso a quanto poco valga l'etica, se alla natura chiedo scusa per invadenza, ma sono afflitto da una grave forma di dipendenza. E cosa vedevi in quello che facevi, nel senso che era proiettato verso il grande palco? Cioè io a 12 anni mi immaginavo di suonare su palchi enormi con una ripresa, una nuova edizione di Woodstock. Sì, esatto, tutta mia. Ovvio. Sì, poi la realtà è totalmente differente. Però l'idea è sempre quella, insomma, anche adesso che ho 40 anni, quando sono in prova chiudo gli occhi e per me sono sul palco, lo stesso palco di quando avevo 12 anni, quello tanto desiderato. Esatto, sono sempre lì. Allora, quanti dischi hai fatto? Ufficialmente ne... adesso dall'inizio, per dire, da quando avevi 11 anni da quando avevo 10 anni. A oggi nelle varie formazioni. All'epoca era bello, all'epoca era bellissimo perché l'home studio non esisteva, tu entravi, dovevi andare in studio, dovevi raccogliere i soldi, quindi fare tanti concerti, raccogliere i soldi e andare a registrare. Io facevo la prima registrazione che ho fatto in studio, avevo un gruppo punk, ovviamente, ero un ragazzo di il periodo lo consigliava, sì, era quasi un passaggio obbligato. Quindi si suonava a volumi altissimi, divertentissimo, invece si andava in studio a registrare. E quindi il primo disco l'ho fatto intorno ai 18-19 anni con questo gruppo qui, con cui poi ho fatto altri due dischi, però cambiando il batterista, cambiando un po' di situazione, che all'epoca quando sei ragazzo, cambiare il batterista, cambiare il chitarrista, il bassista, è un problema morale.
seguimi. Non è un... cioè, perché loro sono amici e a quell'età... è parte integrante della band. È parte integrante della band, cioè sono... aiutano nella composizione, insomma tutto, fanno parte dell'essenza. Adesso invece, quando comprendi che è una professione e che è normale che ci sia una collaborazione di più musicisti, anzi più sono meglio è, perché ognuno porta il questo proprio... è un tuo pensiero di oggi, cioè questo di Roberto, è il mio pensiero 40 di oggi anni. Oggi sì, ok. Cioè, il mio pensiero oggi è che più musicisti collaborano allo stesso progetto, e più il progetto ne guadagna. Perché ogni musicista porta qualcosa che, a cui tu non avresti assolutamente pensato quando scrivi la musica, a cui tu non avresti mai pensato quando suoni con qualcun altro, perché ognuno porta veramente la sua esperienza e che poi è un po', tornando al discorso di prima, che poi è un problema dell'home studio, cioè nel senso che ci chiude in un mondo tutto nostro dove io posso essere il batterista, il bassista, il chitarrista, il cantante contemporaneamente, perché posso sovraincidere 100.000 cose senza più dover pagare il prezzo dello studio, senza più avere nessun limite di orario, di pressione economiche, quindi posso sbizzarrirmi. Però il rischio è che poi veramente ti chiudi in una bolla tutta tua e non sai più che cosa c'è veramente fuori. Certo. E quando vai fuori perdi di obiettività. Sì, ora penso a quanto male posso fare con una scienza senza etica, con una morale senza storia. Quando scrivi parti da un'idea che deve essere utile a uno scopo. Quindi, che ne so, il jingle pubblicitario deve descrivere o deve, come dire, creare attrattiva a quel dato prodotto. Ecco, tu, i tuoi brani, com'è che gli... perché? Allora, diciamo che differenziamo subito le due cose, insomma, nel senso che quando costruisco un jingle pubblicitario o comunque un jingle che viene poi affidato a un editore che lo usa, lavori in un certo modo. Quando lavori sui tuoi brani, lavori in maniera Parliamo dei tuoi brani. Allora, perché l'altra parte segue un altro piccolo capitolo, quindi non vorrei spezzettare troppo la situazione. Certo. Parliamo dei tuoi brani. Dei miei brani. Allora, i miei brani non hanno nessun... cioè, in partenza c'è solo la necessità di dover dire qualcosa, cioè... io sono un cantautore, quindi tra tutti i linguaggi che comprende la musica, che oggi è non soltanto testo e musica, ma è testo, musica e video, si sono fusi tutti in uno, diciamo che tra i due linguaggi predominanti, che sono testo e musica, io preferisco rivolgere tutta la mia attenzione al testo. Quindi nel momento in cui scrivo c'è la necessità di dire qualcosa. Poi il modo in cui lo dico è il modo in cui faccio crescere il pezzo musicalmente. Però all'inizio c'è una necessità di scrittura, di dire qualcosa. Si parte dal dover dire, la necessità è quella di dire qualcosa, di raccontare una storia, un'esperienza che hai vissuto, o anche semplicemente l'articolo che hai letto sul giornale che ti ha colpito, un fatto quotidiano intorno a te, una cosa semplice. Però hai necessità di scriverla, quindi essere cantautore significa, dal mio punto di vista ovviamente, avere necessità di dire qualcosa. Poi io lo faccio attraverso la musica, ok? E quindi scrivo le canzoni. Ma questa cosa è comunque finalizzata a un... va bene la comunicazione di un messaggio, ma valuti o tieni conto di come viene percepita la cosa? Quindi faccio per dire, a questo punto la domanda potrebbe magari, non dico nello specifico, però utilizzando un esempio, dire: ma sto brano lo faccio magari rock piuttosto che latin, perché so che verrebbe apprezzato meglio. No. Tu curi proprio il messaggio comunicativo. Io curo il messaggio. Per me fare musica significa... costruttivamente... quel ragionamento lì lo faccio quando faccio i jingle.
cioè c'è l'editore che mi dice ho bisogno di 10 pezzi rock e io faccio 10 pezzi rock, però se se sto facendo la mia musica non ho nessuno che mi dice come devo farla. Quindi da un lato c'è il rischio che faccio 4 dischi tutti uguali, ok? Però ti va bene così. Però mi va bene così, perché è così che sono. E se c'è la necessità di fare, diciamo, di stare più su un genere piuttosto che l'altro, è una valutazione che faccio nel momento in cui scrivo il disco, poi dopo, cioè nel momento in cui registro il disco. E quindi io magari ho scritto, che ne so, 20 canzoni, nel disco decido di metterne 12. E quei 12 brani insieme ai musicisti magari vengono riarrangiati, no? Certo. E qui che poi entra la collaborazione, quello che si diceva prima. Quindi vengono, se decido di inserire, io suono la chitarra in maniera molto percussiva, quindi è difficile per me incastrarmi con un percussionista o un batterista, ok? Però se decido di suonare col batterista, è ovvio che ci sarà un'intenzione totalmente diversa nel disco complessivamente, capisci? Certo, ci deve essere chiaramente un incastro almeno. Un incastro, certo. Come gestisci il tuo lavoro? Nel senso che, da quello che mi sembra di capire, tu fai sia il cantautore, il compositore, e immagino che tu sia il produttore anche. Sì. Siete in due, se non mi ricordo, mi siamo dicevi. In due attualmente. Sì, sì, il nocciolo duo trio. Comunque, diciamo che essendo un cantautore vado in giro portando il mio nome, quindi Roberto Casesi, semplicemente. Ok. Quindi, ma duo trio? Duo trio è dovuto al fatto che siamo in due. E l'utilizzo della loop station, dei pedali e delle parti percussive è il terzo, fa parte del fantomatico terzo. Esatto. Il supporto, esatto. Però il nocciolo duro del gruppo, anche quando suoniamo con gli altri musicisti, è sempre siamo noi due. Per quanto riguarda invece i jingle, una volta che io ho il mio prodotto, che deve essere chiaramente definitivo, immagino. Sì. Cioè, da come lo pensi alla finalizzazione. Sì. Cioè, tu, una volta che consegni, e poi a chi consegni questa cosa? La proponi, allora, più che consegnarla, la consegni se hai già un editore. Se non hai un editore, come fai a cercarlo, come fai a trovarlo? Come fai a trovare l'editore? Quali strumenti ci sono in giro? Magari, che ne so, lo carichi su una piattaforma. Sì, diciamo che sostanzialmente funziona così oggi. Ah. Ok, ci sono piattaforme come Machiavelli Music, Millennium, ma la stessa Soundriff, cioè nel senso che la sostituta, che è quell'agenzia sostituita della SIAE, la sostituzione di SIAE, che ti permettono di semplicemente andando sul sito e contatti, collabora con noi, ti permettono di consegnare il materiale. Okay. Se il materiale viene accettato, magari tu, che ne so, gli proponi 20 brani, loro ne scelgono due, perché sta a loro la scelta di quanti brani possono. E gli altri 18 che fine fanno? Gli altri 18 finiscono in niente, finiscono. Quindi puoi fare quello che vuoi, perché esatto. Immagino che quando loro accettano è una è una condivisione dei diritti. Ok? Come diviso il diritto? Il 50%? Sì, diciamo sì. Se parliamo con i termini di SIAE sono i 12/24, no? 12 a te, 12 a lei. Se invece con Soundriff parliamo in percentuale, quindi 50 a me, 50 a te. Okay. Ok. Però con Soundriff sei più libero, diciamo, di scegliere quale percentuale dare all'editore, anche se l'editore dice io voglio questa percentuale qui. O niente, quindi tamagno. E ti è capitato di avere meno percentuale? Di no, è uno standard, insomma, che sono è accettato da tutti. Sì, diciamo che sono corretti, perché non gli interessa essere disonesti, nel senso che i musicisti che propongono il materiale sono diventati talmente tanti che loro hanno un bacino veramente enorme da cui poter scegliere la musica. Quindi tu gli proponi tutti i brani che hai, io faccio dei pacchetti annuali o semestrali e glieli propongo. A volte mi prendono qualcosa, a volte non mi prendono niente, no?
hai più di un cliente, più di una piattaforma? Quelle che ti ho detto, ad esempio, sono quelle lì, con tutte. E poi cerchi di collaborare con tutte quelle che ci sono, ma tutte, senza precluderti nulla, perché se da un lato è vero che loro hanno tanti musicisti, beh, allora anch'io ho tanti editori. Certo, quindi si parla in modo equo. Sì, sì, cioè nel senso che non c'è più, perché poi adesso non c'è l'esclusiva. Non c'è più l'esclusiva, cioè, noi siamo, quando io dico editore mi immagino ancora il contratto tra il musicista e l'editore che, no, cioè nel senso, ovviamente il brano concesso a uno è difficile concederlo anche un altro, perché significa che gli stessi diritti devono essere suddivisi anche tra, certo, i due editori, e diventa non ha senso, immagino. Non ha senso, anche perché tutti diffondono su tutto. È strana questa cosa, però è così. E chiaramente tu riceverai il tuo compenso in base alle composizioni che loro accettano. Quindi questa è una cosa. Per quanto riguarda invece il cantautorato, lì come funziona? Cioè tu componi e la tua filiera finisce con la vendita del disco che tu autoprodotti, e i concerti, le serate che fai nei locali. Sì, diciamo che il cantautorato immagino sia tutto da inventare. È tutto da inventare, sì, hai detto come bene. Già la base di natura è questo tipo di lavoro. Sì, questo lavoro, sì, però hai perfettamente ragione, nel senso che allora, se io faccio un brano cantautorale, che per me significa cercare il più possibile di rendere, di dare un messaggio poetico attraverso il testo e la musica, ok? Il lago è magico e non sente gli anni, è lì che aspetta che qualcosa cambi, come la pioggia a gonfiare quegli stagni. Quindi se io cerco di fare questa cosa e la faccio al meglio delle mie possibilità, dopodiché la metto in rete sul mio canale YouTube e me le dimentico, così non può funzionare, perché così non raggiungi nessuno, perché nessuno comunque sa, è vero che tu l'hai messa in rete, ma nessuno sa che tu hai pubblicato qualcosa. Quindi diventi non solo, come dicevi tu, editore di te stesso, oltre a essere compositore, oltre a essere, no? Diventi anche distributore, perché la tua musica, se io spendo 50 euro l'anno per mettere la musica su Spotify, 50 altri 50 su, ma che ne so, per mettere su tutti i social, i distributori digitali, ok? Quindi la mia musica finisce lì. Ma finisce lì non vuol dire niente, perché io devo preoccuparmi di pubblicizzare quel prodotto. Perché nasce un'altra mucchiata qua. Sì, qui io ti dico, io qui ho un grosso limite, perché a questo l'ho capito col tempo, nel senso che io ho fatto il primo disco di 6 brani, è andata bene, l'abbiamo presentato anche al Club Tenco, è stato un bel momento, ok, nel 2016. Club Tenco cos'è? Club Tenco, non sai cos'è il Club Tenco? Caspita, il Club Tenco. No, vorrei che tu ne parlassi per quello, brevemente, okay. Però. Sì, no, giustamente. Anche perché hai vinto dei premi o hai avuto dei riconoscimenti? Non so cosa magari ti ha portato ad avere. No, il Club Tenco, oltre a essere quella situazione che si occupa del cantautorato in italiano, ok? Grazie appunto a Tenco. Ciò che è successo nel passato, poveraccio, e comunque il Club Tenco ha un'attenzione rispetto alla musica, alla poesia, ok, al cantautorato, che un po' lo difende, non so come dire, ok? Tutela. Lo tutela, lo protegge, ma non dal punto di vista né economico né legale, semplicemente dal punto di vista culturale, cioè nel senso che è un posto in cui c'è gente che apre le orecchie e ascolta,
E per quanto per me sia stato un onore essere stato chiamato lì, comunque non partecipavo al premio Tenco. Era un Tenco Ascolta, dove appunto dopo aver mandato il CD, dopo aver mandato i brani d'ascolto, vengono scelti sul territorio nazionale i cantautori più promettenti, ok? E fanno una serata ogni anno. Okay? Adesso non so se questi due anni l'hanno fatta, però l'idea è. Così, questo è quello che succederebbe. Questo è quello che succederebbe. Quello che succede. E quindi dicevo, abbiamo avuto. È comunque un momento di visibilità, ecco, un momento vero di visibilità. Okay, in cui le persone del settore, quindi legate appunto al cantautorato, alla musica, eccetera, sentono parlare di te. Poi magari non ti interessa, però salta fuori l'intervista in radio, salta fuori quell'altra roba e tu cerchi di far camminare, far viaggiare questa cosa. È complicatissimo perché appunto dietro di me non c'è uno staff che appunto lavora sui social. Non c'è uno staff che lavora sui social, quindi sul semplicemente essere presente in rete quotidianamente, ok? Mm-hmm. Che non è il pubblicare il disco su YouTube. Essere presente su Facebook, su Instagram, su tutto quello che c'è, è esserci. Ed esserci in maniera costante. Ma servirebbe una persona per ogni social. Una su Facebook, una su Instagram. Io come le pago quelle persone, no? Perché poi è un lavoro per loro. È quindi, un lavoro, sì. Quindi è quello che bisognerebbe fare. Produzione, esatto. Sì, una divulgazione. È quello che ti dicevo, che nel senso che... chiudo il discorso dicendo che poi con gli altri due dischi ho deciso di adottare questa strategia, cioè di fare 12 brani per disco, mm-hmm. Ok? Io sono una persona che scrive molto, ok? Quindi se faccio 12 brani in un disco vuol dire che ne ho scritti almeno doppio, ok? Perché vado poi a scremare per cercare le cose migliori. E ho deciso di pubblicarli mensilmente, quindi ogni mese c'era un brano nuovo e quindi alla fine dell'anno chi mi era stato a sentire, chi mi aveva seguito, aveva il disco raccolto. Questa cosa è un bel giochetto, ha funzionato, ma mi sono reso conto che senza appunto dietro delle persone che ti aiutano veramente alla divulgazione a un certo punto si ferma, si blocca un muro, perché siamo talmente tanti che tu non passi, qualunque sia il tuo contenuto. È il circuito che è il circuito, esatto, perché il contenuto che sta passando ultimamente, voglio dire, io ascolto dei pezzi di trap che dico, nonna mia, cioè dei testi che volgarissimi, cioè che la poesia è la roba più lontana dell'universo, eppure quelli funzionano, tantissimi numeri. Perché funziona? Perché come dicevi tu hanno un circuito dietro che funziona. Per quello. E loro già di partenza, che sono molto più giovani di me, sono diciamo, una volta si diceva nativi digitali, sono quelli che sono nati con già Facebook, sono quelli che sono nati con YouTube. E sì, quindi noi l'abbiamo inventato come generazione, loro invece ci sono nati in mezzo. Noi l'abbiamo inventato e abbiamo dovuto imparare ad usarlo. Esatto. Loro ci sono nati in mezzo, quindi per loro è come camminare. Mm-hmm. Capisci? Per questo, per tutti i cambiamenti a livello sistematici che hanno i network. Poi le persone che, diciamo che l'unico modo per avere dietro le spalle persone che lavorano sul tuo progetto è convincerle che il tuo progetto funzioni davvero. E oggi sembra che l'unico modo per convincere i produttori a investire su di te sono i numeri che hai su YouTube. Cioè, Ti sei prodotto da solo, quindi non hai neanche bisogno del produttore. No, sì. Io quasi adesso per eccesso, No, hai bisogno, sì, il produttore che non è più il produttore artistico,
ma è proprio il produttore esecutivo, cioè nel senso è quello che potrebbe mettere i soldi per organizzarti i concerti, perché poi comunque oggi i dischi non è che se ne vendono un granché, anche se sei certo, la Pausini, sì, sì. Cioè campi sui concerti e su quello che fai come live. Prima era il contrario, come... prima facevi il concerto per vendere dischi, ora succede il contrario. Ora devi avere notorietà, cioè seguito sui social per attirare l'attenzione. Se io suonassi soltanto in strada è come se non ci fossi, cioè come se non esistessi, capito? Una volta era il contrario, una volta era la piazza il punto in cui eri davvero, ti mettevi in mostra. Certo, era quella la televisione. Era quella. Adesso invece è la rete, quindi se qualcuno passa col telefonino e ti fa un'immagine, un piccolo video, lo carica in rete, allora esisti. Altrimenti il tuo concerto è andato in niente. Cioè, è come se non ci fossi. È assurda questa cosa qui, però io la vivo così. Ma avresti, per dire, un'alternativa a questa cosa? Secondo te? No, perché se le cose restano così e io non posso decidere come vanno le cose, ma mi devo soltanto adattare. Io continuo a suonare in strada perché mi piace un sacco, continuo a suonare nei locali perché mi piace suonare dal vivo, continuo a fare quello che faccio e faccio quello che posso in rete. Quindi senza morirne dentro, perché poi se non sei cioè il rischio è quello di sbatterci la testa finché non capisci più niente e dici ma perché perdi la realtà, dici perché le visualizzazioni dei miei video che ne hanno sono bassissime, ok, parliamo di centinaia di visualizzazioni, il migliore potrebbe averne, che ne so, 1000, 2000 forse. Allora se tu dici avrei bisogno di stare dietro a quel social in maniera continua, rispondere ai messaggi, essere presente, pubblicare cose nuove, anche soltanto foto, e poi non solo, cioè c'è questa cosa dove la persona che è soltanto artistica, cioè se il tuo profilo è soltanto di musicista come lo è il mio, Roberto Casesi, tu vai a cercare in rete, quello che trovi è Roberto Casesi che suona. Non troverai mai, se non legato in maniera secondaria, che ne so, dal profilo di mia moglie, no, Roberto Casesi al matrimonio oppure al compleanno. Certo. Okay? Se tu sei soltanto lavoro, quindi se sei soltanto musicista, non sei credibile. Se sei soltanto un chiacchierone, ok, uno che semplicemente pubblica perché usa Facebook per divertirsi, sei più credibile del professionista. Il professionista diventa credibile quando pubblica tutto il suo sapere professionale e anche una parte privata, ok? E io questa cosa non riesco a farla, però è così, cioè io per essere più credibile dovrei mettermi a dire oggi sono andato, no, neanche, perché sarebbe lavoro dire che sei, sono venuto qui ho bevuto il caffè con mia moglie, ho trovato Gino Pasqualino. Dovrei dare dei dettagli di gossip che poi sono poco interessanti per il po'. Sì, però in realtà è quello però che interessa. Crea curiosità. Sì, perché crea una curiosità. Fare così, stai guardando la vita degli altri. Quando tu continui a fare così su Facebook, sei lì che guardi la vita di quello, la vita di quello, il gossip di quello, il gossip di quello. Pensa che come la luce è già in ritardo, siamo sempre presenti, tra attimi vuoti e i nostri silenzi. Se... Prima di salutarti, ti chiedo proprio sta cosa, secondo te, anche abbastanza in breve, come vedi la figura la doppia figura professionale? Cioè, fondamentalmente abbiamo detto che l'artista, perché noi parliamo di musicisti, in realtà qualsiasi operatore che qualsiasi professionista che produce un qualcosa di artistico, che sia il pittore, che sia lo scultore, in ogni caso ha sempre una difficoltà nel riconoscere la propria passione, forse perché quello come professione, pur magari producendo, cioè
tirando fuori veramente un profitto anche cospicuo, se vogliamo. Ecco, io per dire, adesso non per, parlando personalmente, però la persona che dice che lavoro fai? Io faccio il musicista e faccio anche l'elettricista, faccio per dire, piuttosto che io faccio l'elettricista e faccio il musicista. Cioè è un po' uno scambio di identità, sì, che molte volte perde, perde di realtà, no? Ma sì, diciamo che è più probabile trovare un elettricista che ti dica che magari suona, no? Che fa il musicista, piuttosto che un musicista che fa anche l'elettricista. Cioè a me capita di dover fare, che ne so, 2 mesi a lavorare appunto come elettricista, piuttosto che come manovale, piuttosto che lavorare qui in zona alla Sarpo. Cioè mi capita di fare questi periodi di lavoro staccati, separati dalla musica, però sono necessari, perché se con la tua arte non stai, non ti stai sostenendo, in qualche modo devi pur fare, no? E poi quel periodo lì ti permette di andare avanti anche sul fronte musicale. Quello che vedo è che le persone con cui lavoro, e soprattutto in questo periodo dove ci si può spostare solo per lavoro, vedo che le persone con cui suono hanno difficoltà anche solo venire a fare le prove, perché magari lavorano in un ufficio e quindi non si riconoscono come professionisti musicisti, no? Ma sono prima di tutto impiegati, perché è quello che ti dà da mangiare. Quindi mi verrebbe da dire, devi esserne prima di tutto convinto. Cioè tu sei un musicista se sei convinto di essere un musicista. Se poi la vita ti ha portato a fare un altro mestiere per ripiegare, per sostenerti, ma non ti devi mai dimenticare qual è la tua il tuo obiettivo, la tua identità. Perché così? Perché qui in Italia fare il musicista è, come dicevamo, quante volte ci hanno detto voglio suonare la chitarra, ma trovati un lavoro vero, no? Queste cose qui, voglio suonare la batteria, sì. Abbastanza, ma, come dire, discriminatorio. Discriminatorio, esatto. Sì, sì, assolutamente. Quindi insomma c'è questa ambiguità. Non si capisce il motivo, perché cioè il motivo è solo quello economico, che non deve però distruggere la tua passione, la tua professione, perché altrimenti allora sì, non sei un musicista. Cioè nel senso, se non ti senti se non ti senti un musicista, se non ti senti, come dire, pronto a sacrificare tanto, ok? Finché ovviamente parliamo del livello personale, ovviamente nel momento in cui ci sono, c'è una famiglia, ci sono dei figli, sono altri meccanismi. Però devi comunque esserne convinto tu in prima cosa, insomma, come si dice, in prima istanza. Devi esserne convinto tu, perché altrimenti non riusci, non proprio riesci a livello di equilibrio, non ne viene fuori, no, esatto, equilibrio mentale proprio, perché dici fare il musicista non riesce a farmi fare la spesa, è un problema, allora ripiego su un altro lavoro. Però non mi devo dimenticare che io sono così, perché altrimenti soffro il doppio. Certo. Tutti quelli diventa vero, faccio diventare vera quell'affermazione che è trovati un lavoro serio, faccio diventare vera quell'affermazione contro cui ho sempre combattuto. Quindi è necessario a volte dover fare un altro mestiere per alcuni, come me, però fondamentale ricordarsi che cosa vuoi fare tu nella vita, proprio per essere felice, perché altrimenti quindi come esserne convinti? Secondo me ricordandosi sempre,
era, ricordandosi sempre che l'arte di dire passa dall'arte di fare. Cioè io, inutile che me la racconto con gli amici, ah, sono un musicista, faccio di qui, faccio di là, no? E poi non vado a fare le prove perché non è un lavoro, oppure non vado a suonare nel locale perché mi pagano troppo poco. Io dico che sono musicista e confermo quello che dico solo se dopo lo faccio. Certo, vabbè, qua è coerenza. È coerenza, dire. Certo. E anche... Altro da dire? Forse no, forse sì, ce ne sarebbe. Ce ne sarebbe, dipende quanto vuoi che duri l'intervista. No, io scherzi a parte direi che magari possiamo concludere qua. Sì, sì, assolutamente. Roberto Casesi, io ti ringrazio veramente tanto del tuo tempo. Cristian Bertani, grazie. E chissà, ci si vede presto, per alla fine, prima o poi ci si rivede nuovamente per un altro proseguo di quello che fai. Sì, sicuramente. Non si può. Ma noi lo facciamo lo stesso. Tu hai la barba, io... Non si vede nel video, ma siamo più a un metro di... Esatto, c'è un grand'angolo. Lo metteremo in grand'angolo. E grazie ancora. Basta. Un abbraccio. Grazie, Cristian. Ciao a tutti. Il lago è magico e non sente il tempo. Tiene i segreti nel profondo denso. E tu...